Benvenuti a bordo, viaggiatori. Sono raffreddato, lui è Kent, e questo è Diario di Viaggio on the road. Sì, sono anche Grizzly. Allora, sono appena finite le feste, abbiamo appena passato un periodo di grosse mangiate in famiglia, quindi cercherò di tenere questo vlog abbastanza breve e conciso, prima di tutto perché sia semplice da digerire, soprattutto perché sono raffreddato. Io mi sono preso un colpo d'aria tremendo, perché purtroppo la mia casa è molto fredda. Possiamo scaldare alcuni ambienti, ma va a finire sempre che c'è il momento in cui passi da un ambiente all'altro e ti prendi quel bel colpo d'aria che ti rompe tutto. Mamma mia! E ho pensato quindi di fare una cosa, veloce e sicuramente utile. In questo momento in cui sono raffreddato, quello che mi fa comodo è conoscere qualche trucco per aiutarmi a combattere il raffreddore, e questo potrebbe fare comodo anche a qualcun altro che magari in questo periodo di freddo ha preso anche lui il suo opportuno colpo d'aria. Solo che è facilissimo trovare su internet un sacco di consigli, un sacco di trucchi, della nonna, ma c'è una marea di roba da leggere, e uno quando è in questo stato non è che abbia tutta questa gran voglia di leggere, quindi cerchiamo di portare un po' su video tutta questa roba, così magari trovate qualche consiglio utile, senza dover cercare troppo in giro. Allora, anzitutto stai al caldo, copriti, su più strati. Io per esempio ho messo la tuta, sopra la tuta ho messo una felpa in pile, sopra quella ci ho messo la giacca, insomma. Visivamente non è una cosa molto bella, non è un'ottima associazione di abiti, però insomma, non ti senti bene, nessuno ti giudicherà perché ti stai mettendo qualcosa in più. Se hai mal di testa, non hai la febbre o hai solo qualche linea di febbre, è importante coprire la testa, magari un bel cappello. Zdravujte, tavarish. E se inoltre, come nel mio caso, dovessi avere mal di gola, può tornare utile coprirsi anche la gola. Bene, adesso andiamo a comprare qualche bomba. No, dico per Capodanno, non pensate male. Se non hai la febbre e senti freddo, utilizza tranquillamente qualche cuscino termico, qualche coperta elettrica o quei sottomaterassi riscaldati. Però attenzione se non hai la febbre, perché se hai la febbre la situazione potrebbe andare a peggiorare in questo caso. Mm. 98 gradi. Bah, pensavo peggio. Ehi, aspetta un momento, questo non è in grado di fare Night. Gioca con il tuo animale domestico, è una cosa che ti aiuta a rilassarti ed è una cosa che ti aiuta a tenerti anche un po' caldo. Bello caldo. Ehi, non mi giudicate, non mi sento bene. Bello caldo. Questo è il momento in cui essere un pochino pigri. Il corpo ha bisogno di molta energia per combattere questa tremenda battaglia con il raffreddore, quindi è il momento ideale per rilassarsi, mettersi in poltrona o sul divano, leggere un buon libro, guardare la televisione, cercare di fare però magari cose che non tengano la mente troppo impegnata. Io per esempio in questo periodo sto rileggendo con piacere Harry Potter, so già la trama, non è troppo intricata, mi rilassa, non mi tiene troppo impegnato. Soprattutto schiaccia molti pisolini. Si dorme di solito poco e male quando c'è il raffreddore, perché il naso è tappato, quindi si fatica a respirare, e io lo sto vedendo, la notte spesso non sto chiudendo occhio, quindi bisogna cercare un pochettino di recuperare il sonno, per cui
fai molti pisolini durante l'arco della giornata, durante il pomeriggio, per recuperare un po' il sonno perduto, per cercare di rilassarsi, per cercare un po' di lasciare che comunque il raffreddore faccia il suo corso. Mangia cibi caldi e bevi bevande calde, delle minestre, bevi del tè caldo, della camomilla. Questa è una cosa che aiuta sicuramente tantissimo. In generale bevi molto, bevi molta acqua, bevi, non so, succhi di frutta, oppure, se c'è la possibilità, mangia un po' di frutta di stagione, o bevi delle spremute, e naturalmente distilla il concetto di bere nell'arco dell'intera giornata, non bere tutto assieme in un determinato momento della giornata. Una cosa molto importante, soprattutto perché aiuta un po' il corpo a lavarsi via di tutte le impurità, e c'è bisogno di tenersi idratati in un momento di raffreddore, un momento di influenza. Bene ragazzi, questi sono i miei consigli principali per convivere un po' con il raffreddore, per cercare di farlo passare più velocemente. Sicuramente posso aggiungere di utilizzare farmaci con parsimonia solo se strettamente necessario. Non prendete antibiotici come fossero caramelle, i farmaci specifici devono essere presi esclusivamente sotto la guida del medico, mentre i farmaci di automedicazione, il paracetamolo, acetilsalicilico, per 2-3 giorni possono comunque aiutare, eventualmente qualche integratore vitaminico, anche se comunque è sicuramente meglio mangiare della frutta fresca che prendere delle compresse di vitamine, comunque anche quelli aiutano. Bene ragazzi, questo è tutto, come dicevo voglio tenere questo vlog simpatico e leggero per cominciare l'anno, per cui se questi consigli vi sono serviti per farvi passare il raffreddore con un po' di relax, mi raccomando di fare pollice in alto. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete già fatto, è gratuito, vi farà subito assumere quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto, che aiuta anche a liberare il naso, e soprattutto dovreste poter ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Vi ricordo, per essere sicuri di ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video, di iscrivervi sul mio canale Telegram, trovate il link al canale sul doobly-doo e naturalmente sulla scheda. E detto questo, non mi resta che rientrare verso casa e seguire gli stessi consigli che ho dato a voi. Per cui grazie per essere arrivati sino in fondo a questo vlog, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!